pochi bellezza, che fecero sindaco con tantezza, che dopo domani lo ministero io lo dirigerò, che dopo domani tutto comune io lo comanderò. Mi fecero sindaco pochi bellezza, mi fecero sindaco con tantezza, e dopo domani io piglio missa, mi fecero sindaco ma non so fissa. O di Vibo, cioè. Senza stelene del mondo. Ah, sono in onda! E la sigla non l'hai mandata, la sigla! Antonio, mamma mia, però! Mi hai preso all'antrasata, mi hai preso! Ah, mannaggia la mia... Amici, buonasera a tutti, buonasera! Siamo alla fine, ormai il confronto è più acceso che mai! Anzi, accesissimo, ne ha pensato Cuoco proprio! Una cosa, una hocarata c'è! Dovete sapere che i nostri candidati a sindaco sono così contesi che le ha chiamate direttamente Berlusconi e Renzi, li vogliono candidare al Parlamento europeo. Se mettiamo candidati di chiesa al Parlamento europeo, allora sì che sicuramente sbondiamo in Calabria, di portiamo sordi di un Parlamento europeo a camiati, portiamo sordi a camiati. Ma io ve le voglio presentare subito perché sono loro impazienti. Eccoli qui, la prima candidata a sindaco, la nostra sindacessa Ivana Ivana. Eccola qui, buonasera signor sindaco. Buonasera, buonasera. Allora, come andiamo, sindacessa? Bene, bene, come andiamo? Benissimo andiamo. La Pasquetta, Pasquone, cosa hai cucinato oggi in Pasquetta? Una buona... No, è una regna. Ecco. Ah, una cucina tunenta. No, invitata. Ah, invitata? Sì, 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 sì. Ah, non hai fatto la sguattera? No, no, la sguattera non l'ho fatta quest'anno. Con gli amici a cucinare? No, 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 no. Ah, quindi... Sì, sono andata fuori a mangiare, invitato, bella servita, riverita. Riverita, guarda. Ah, sì, la sì, sì, no, sì. Ma da fatto voto le Pasquette, voti, ce n'erano lettore. Sì, 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 a voglia, giovane a voglia. Ah, giovane. Sì, io vado sempre con gli giovani. Ah, con i giovani. Con i giovani. E quindi, per esempio, ecco, cosa hai visitato? Chiese. Sì. Le chiese le trasformiamo in... Discoteche. Discoteche! Eccola qui la nostra sindacessa che vuole trasformare tutto in discoteca. Benissimo. Allora, continuiamo qua. Continuiamo con il nostro candidato a sindaco. Il nostro candidato a sindaco Giulio Giulio. Eccolo, Giulio. Buonasera, signor sindaco. Buonasera. Scusa, signor sindaco, la fascia dove ce l'ha? No, io la fascia non la metto più. Perché? Perché è improponibile mettere la fascia e ancora non sei stato eletto sindaco. Io ce l'ho con i miei colleghi, qui non è una cosa sostenibile. Ancora non è niente, già si è messa la fascia. Come quell'altro sciancato di Pasquale Pasquale. Ma perché sei, che si sente già sindaco? Sì, 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 no, sì, no, tu, sì. Tu non sei manco bidella, no, no sindaco. Non sei nemmeno bidella. Ma scusate, ma lo vogliamo dire perché l'altra puntata non siete venuti al dibattito? Io sono stato in una riunione di gabinetto. E io dietro di lui. Siete stati tutti al gabinetto? Ma non t'ho visto. C'ero, ma non t'ho c'ero, visto. C'ero. Ma tutti roba di short, no, io short arm. Io gabinetto europeo. È stata più lunga come riunione. E tu invece shortarelle? No, Bombichello. Bombichello. Sì, allora, sì. Los Bombicos. Los Bombicos. Va bene, allora... Dove siamo stati alla Pasquetta, al Pasquone? Dove siamo? Nessuna parte, io non faccio questi sproloqui, io penso al paese. Ah, tu non hai invitato? Siamo in piena crisi, siamo in piena crisi. Ah, scusa. Lei no? Se ne frega, va al ristorante a invece mangiare. Di cucinare. Mia moglie ha fatto una stanata di pasta e surac e ce la siamo mangiata. Bisogna vedere poi chi l'ha pagato. Là. Ah, ma chi l'ha pagato? Ma avete pagato? O avete dato comunque gli amici? No, no, ho pagato. A settimana che è meglio, vai, noi facciamo danno qua, va. Allora, amici, continuiamo con il nostro sindaco Pasquale Pasquale. Eccolo qui, buonasera signor sindaco con la fascia. Come siamo legati? Buonasera, buonasera a tutti. Signor sindaco, buonasera, che cos'è questa cosa? Siamo collegati? Niente, sono collegato in diretta con la Russia. Con la Russia? Con mio amico Putin. Amico Putin? Sì, perché... Ma prima era con Berlusconi, Putin. No, 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 adesso amico... se sarò eletto io sindaco faremo...
tanti scambi. Scambi culturali, scambi gemellari. Scambi di coppie. Scambi di coppie. Tutti gli scambi che facciamo con la Russia. Facciamo dei gemellaggi con un paese che chiama Grubrovski. Non so adesso come. E noi che cosa scambiamo? Noi ci mandiamo anche una quadra vecchia, no? E loro ci mandano delle belle biondine. Scusa, Pasquale, non è che già agli gemelli abbiamo scambiato con un altro gemello? No, quella è un'altra storia, poi ne parliamo di quello, poi ne parliamo dopo di quello. E niente, facciamo questi scambi culturali, io, se mi votate, ci uniamo con la Russia. Benissimo, ci uniamo con la Russia, con tutte le biondine della Russia ci uniamo e continuiamo la nostra carrellata con la nostra sindacessa, Anna Maria, buonasera signora sindaca. Anche un microfono ci vuole. Signor Vespone, come andiamo? Allora, prima di tutto, fatemi dire una cosa e state zitti, per favore. Allora, io devo fare un saluto a zio Peppe. Chi è zio Peppe? E salutami a Giovanna di Thunder Bay. E Giovanna di Thunder Bay. Giovanna di Thunder Bay. Giovanni di Thunder Bay. Salvatore, fratello. Anche Salvatore, pure fratello. Che sono venuti dall'America. Poi lo dico io, questa è una cosa seria. Allora, dicevo tu. Allora. Ho tutto un nuovo tattino. No, appunto. Allora, io devo salutare Gio Peppo, perché questo che mi appoggia. Allora, siccome è uno che appoggia. Hai trovato un altro che te l'appoggia. Certo. Gio Peppo è un saluto particolare. Ma te l'appoggia forte o piano? No, mi appoggia che lui mi dà tanti appoggi. Tanti. Me l'ha già detto. T'appoggia forte, insomma. Sì. Allora. Mi ha detto che dobbiamo parlare meglio. Allora, sbundiamo. Sbundiamo sicuro. Io avrò un sacco di appoggi di voti, cioè tanto che appoggia, tanti, che sto sbondando tutti. Stiamo sicuri che avrò tanti voti. Raccogliete cammelli. State zitti. Raccogliete cammelli. Ma chi lo ha già? Allora, signore e signori, vi presento il candidato a sindaco che sta riscuotendo più successi. C'ha più voti. Com'è? Sta riscuotendo tanto successo il nostro sindaco Antonio, ecco. Buonasera signor sindaco, come t'hanno tagliato. State zitti quando parlo io. Allora, intanto io l'appoggio a Giulio. Ah, gliel'appoggio. Perché la fascia va messa quando si vince. Ah, gliel'appoggio a lui, vabbè. Questi qua si mettono la fascia, avete vinto? Che siete finti? È un buon auspicio, Antonio. Antonio. Allora, Antonio, la Pasquetta. Come è andata la Pasquetta? La Pasquetta è andata, che è andata. Io sono stato a casa tranquillo a lavorare per gli altri. Per i nostri cittadini. Che cosa hai fatto? Invece volontariato? Hai studiato, hai visto che cosa dobbiamo fare? Ho studiato fare. Pure 80 euro di Matteo che ha mandato, che gliene dà 80, ma 75 se li tiene 5. Abbiamo fatto due conti. Alla fine 5. Sì, parleremo dei famosi 80 euro questa sera. Vogliamo sapere l'opinione posto dei nostri sindaci. Per scaramanzia cambio posto. Cambia posto, dai. Antonio, ma dove allora, vai? Amici, datemi la telecamera. Quale mi avevamo scurato tutto qua. Ecco qua. Allora, la penna qua, vabbè, alla Gennaro. Devo salutare la mia amica Giovanna Ruberto. Facciamo un applauso a Giovanna Ruberto. Ciao Giovanna. E Salvatore, anche Salvatore. Ma chi? E ve lo dico io chi è. Allora, Giovanna Ruberto viene da Thunder Bay. Del Canada. Ma ragazzi, i cioccolati. Non ha portato niente di cioccolate, è venuta all'improvviso, ne ha fatto un'improvvisata. All'improvvisata. È venuta all'improvvisata. Ma ho detto una ghiera, per favore. L'hai portata alla Fontana Vecchia. L'hai portata alle Tre Fontane, l'hai portata alla Graparizza. Scusami, ho una legge, se verrò eletto sindaco, pure su queste cose qua. Ma perché quando arrivano gli stranieri, parenti nostri da fuori, arrivano all'improvviso. Quando partiamo noi partiamo carichi i valigi. Perché? Vabbè, Giovanna, dobbiamo pure finire questa storia. Però, allora, noi dobbiamo ringraziare Giovanna perché lei è voluta venire per uno scopo preciso. Quello di farsi una foto nella sua casa natia, perché lei è nata, il fratello, a Via Mazzini, a San Biase, Rione Cafaldo, Rione mio, insomma. C'è la pubblicità sua. Ma. Allora, lei è voluta venire, l'ho portata in questa via, si è fatta la foto insieme al fratello, siamo andati a trovare i suoi compagni d'infanzia. Vincenzo, grazie, che qua un pagano la tassa, capito? In culo a Roma tutta la tassa che si vuole pagare. E allora salutiamo Giovanna che domani parte. Allora, ciao Giovanna. Dove va domani Giovanna? Ciao Giovanna. Dove va? Vi dico dove va Giovanna domani, nemmeno ve lo immaginate, dopo ve lo racconto, va in Valtellina.
mattina, dopo vi racconto quest'altra bellissima ah, storia. Ah, pure a Levigno? No, Levigno un po' prima, va in Valtellina, dopo vi racconto la storia. Vabbè, insomma. Allora, salutiamo Giovanna, salutate Giovanna. Ciao Giovanna. Ma si mette giù il lato, pure sindaco, a Salvatore. Salutate pure a Salvatore. Salvatore. Ciao, tu hey, hello. Allora, Giovanna, se ci vuoi chiamare in diretta, il numero quant'è? Datemi un numero. 036 156. Giovanna, se ci vuoi chiamare, prefisso, il numero è prefisso. Il fisso è lui. Allora devi fare il prefisso 0968 poi spiega, no. 036 156. Se ci chiami Giovanna con Salvatore, ci salutiamo in diretta. Se ci sei, dai, batti un colpo di tavola, batti un colpo, che ti faccio parlare con queste sindacesse qua, con queste, ma siamo con questi sindaci. Ma ci dai chiesto che allora entriamo nel dibattito, una sindacessa, compiamo, addio, addio. Entriamo nel vivo del dibattito, dai, entriamo nel vivo del dibattito. Allora, sindacessa, no, C'è il nostro Matteo che dice che ci vuole regalare 80 euro. Secondo te... No, lo deve parlare lei, no, non ho interrogato a te. Ti ho interrotto. Allora, stai zitto. Antonio, non è che ho interrotto. Ti sei spostato per scaramanzia. Non ti ho interrotto, e allora non devi interrompere. Senta Cessa. Allora, questo è 80 euro. Spone, chiedo sì, scusa, sì, io mi spone. Ma chi è che mi sta salutando di là? C'è uno che mi sa... Ecco, è un altro che me l'appoggia, quello. Me l'appoggia, mi appoggia, mi appoggia. Ma t'appoggia... Sindacessa, sindacessa, che mi appoggiano tutti. Aspetta che c'è la telefonata. Pronto, chi parla? Io ce l'ho sicuramente. Pronto? Pronto? Mi sente? Sì. Io sono Massimo. Massimo. Sondaggista da cani. Poverino. Allora, signor Massimo, sondaggista da cani. Dici gli ultimi sondaggi. Dai, chi è avanti? Allora, ultimi sondaggi, io mo sono con Obama, il mio amico Obama, però con Obama, secondo me è il partito della massa. Partito della... non ho presentato i partiti, scusa. Allora, scusa. Grazie! Tu sei del partito? Della mazza. Sono proprio io! Ah. Cariola. Yunda. Arpa. Cavallette, insomma, parte uno meglio. Ma pure la Yunda non sta andando male, eh? La Yunda non va male. La Yunda. Grazie. Perché se lui dovesse vincere, c'è il regalo per tutti, una Yunda. Cioè, renga, una renga. Una renga, cioè, una renga, una Yunda. Allora, Massimo, che sondaggista da cani, dici un po' come sono i sondaggi? Niente, adesso sono adesso mi stai prendendo la sprovvista perché sto parlando con Obama. Io sono in America. Scusa, sondaggista da cani. Tu che cosa ne pensi di questi scambi di coppia che vuole fare con la Russia il nostro sindaco Pasquale? Fa bene. Di questa maniera. Ma tu pure vuoi entrare negli scambi? Scambiamo di tutto. Andiamo su scambio. Lo vuole fare pure lui lo scambio. Faremo anche scambi da cani. Faremo scambi da cani pure. E faremo anche uno scambio che farò felice la mia sindacessa qua che vuole fare le piste da sci. Gli faccio arrivare la neve dalla Russia. Bellissimo! Mi faccio arrivare la neve dalla Russia. E questa è una proposta seria. Io mi rispondo, non tanto molto allarghi con la Russia, che è piaciuto pure la mezza. No, siamo così, con la Russia. Ma però ha fatto una bella proposta, sì, una bella cioè proposta, portare sì. La neve dalla Russia qua, ragazzi. Butti ma senza niente, non va niente. Dopo tanti anni sono d'accordo con te, ci è voluto un po'. Scusa, sindaca Sanna Maria, Anna Maria, sta neve da Russia, con che cosa la portiamo? Allora, certo, è un blefo, Anna Maria. Carrettelle, ciucciarelli, trattori, e perché lui vuole fare tutto con cape, e non ci squaglia anziché che arriva degli AK, quello no. Carrette. È no bleffo. Siccome, ecco perché sono sopra i sondaggi, perché io faccio proposte concrete. Basta. Voi mi avete fatto una domanda, come portiamo la neve dalla Russia qua? Ecco, io risolvo il problema dei rom.
faccio lavorare tutti i rom. Tutti i rom. Tutti quelle cariole, cose, tutti i russi, a caricare la neve e portarli qua. E non si squaglia sta neve. È una neve speciale. Mettiamo un composto speciale. Allora vabbè. E non si squaglia. Non sei credibile, Pacchi. Non sei credibile. Pasquale, veramente mi hai convinto. Non è credibile. Non sei credibile. Anna Maria, no, Maria. No, no, ma tu ci credi? Questo è un bluff di Pasquale. Sì, è vero, un bluff. Allora, no, scusa, voglio sapere degli 80 euro, secondo te sono sufficienti? Cioè, se vinci tu a sindaco alla città della Mezza Terme, quanto ci doni? Questo volevo sapere, cosa allora, serie, dai, io va. Devo essere onesta. Sì. Siccome sono una sindacessa onesta, sì, io devo dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Tutt'altro che la verità. Allora, io non li posso dare questi 80 euro. E dove li trovo? Voi mi dovete dire in un comune dove si trovano i contributi. Ma guarda che 70 euro te lo dà lo Stato, non gli devi dare. No, ma te lo che? Lo Stato, te lo ma Renzi, questi che sono... Non tu, chi cinge tu? Pasquale, zitto. Ecco che non c'hai la mentalità Pasquale, di sindaco, Pasquale, siediti, no. Non c'hai Stronzate sono queste, perché si inventano mille cose, non è vero. Anna Maria, ma stai dicendo dei fandoni, Giulio, non capite niente. Tu, 80 euro, ti devo mentire tu in tua tasca. No. Capito? Ma tu... Ma stai scherzando? No, io non metto un euro in tasca mia. Nemmeno ce l'ho. Già hai cambiato lux. E certo, questo è per un buon auspicio. La prima sera sei venuta con le tappine. E certo, questo è un buon auspicio per me. Sei venuto con le ciabatte. Perché dovevo cambiare, cambiamento. Per infatti, favore, zio Peppa, a me ma stai attento. Allora, questi 80 euro secondo me sono sbagliatissimi. Aspetta che ce ne lo dici pronto, dai. Mamma mia, pronto! Ecco il nostro contributo. Ma per favore, pronto? Pronto? Scusate che mi è caduta la linea. È caduto. Sempre tu. Ancora lui così. Qua voglio sapere. Massimo, allora, Massimo, ci siamo proprio dimenticati di allora, te. Facci salutare Obama pure, Massimo. Faccia salutare Obama. Vuoi sapere, Luca Stello, che... Va, cammina, che è caduto una volta, è caduto. Ma caduto. Va, è caduto. E poverello, chi si è rotto stavolta? Chi si è rotto stavolta? Ha rotto lui, si è rotto. Perché prima si aveva rotto cose pesanti. Comunque, allora... Che cosa? L'altra volta dice che... Poverello, un altro poco... Ma dopo che insomma, appizzava tutto, signor Vespone. Che faceva? Appizzava tutto. Si è rotto tutti i catrei. Poverino, appizzava tutto. Ha detto, poverino, perché mi è dispiaciuto. Meno male che gli è andata bene. Comunque, allora, torniamo a noi. Torniamo a noi, dai. Allora, io ho detto, questi 80 euro per me sono sbagliatissime. Perché non è ma vero, è tutto black. Detto, c'è gente che ne ha bisogno. Ma non è vero, Giulio, tu non hai capito. Tuo ortigello, allora, no, non hai capito che quando si fanno comizi, guarda, si fanno solo... Ma guarda che qui siamo tutti in disaccordo con te. Quindi vuol dire che a storta è... No, voi non capite un... Te l'ho fatto il conto, 75 se ne tiene, spiegalo. 5 glieli dà. Spiega. 75. Quindi a che servono sto 80 euro? 75 li tiene e 5 glieli dà. No, voglio sapere l'opinione di Ivana e Vana, vai. Allora, per la prima volta sono d'accordo con lei. Picchi di luna ne 80 euro, c'era, ma sta sicuro? Ma ti fregano. C'è un Luca pazzesco, tutti che appoggiano stasera. La prima volta che sono d'accordo con Anna Maria. La prima volta. Picchi te li danno, cioè, ma sta sicuro che ti fregano. 80 euro vanno modo. Bene, per voi vanno ma bene 80 Ma il problema euro. Per loro è più facile trovare gente che appoggia. 80 euro. A 80 euro. Pure senza gli 80 euro. No, per noi è facile che non c'è gente che non appoggia. Andiamo no, appoggia. Giulio, Giulio c'è con 30-40 euro si appoggia. No, perché loro dicono. Non avete capito niente. Perché Antonio dice. Che cosa dice? Scusate. Ma come? Lui dice. È troppo facile per loro, no? Io con 80 euro ci appoggia chiunque. Allora, ma non può non essere così. Antonio, allora io sono una sindacessa, siccome di quelle proprio legalizzate in un modo che non vuole nemmeno so. Legalizziamo, mi piace. Allora, legalizziamo. Legalizzate. E apriamo le case chiuse. Che non voglio. Apriamo le case chiuse.
No, voglio sapere, dai, avanti. Che cosa facciamo? Le apriamo le case chiuse? Ma che ne aveva chiuse queste case, scusate. Erano chiuse. Se le dobbiamo aprire, no? No, le dobbiamo aprire. Io sono d'accordissimo per l'apertura. Ah, non le tagliamo togliamo più. Tutta questa... Posso dirlo in italiano? Sì. Questa fetenzia delle strade. No. Però voglio sentire le sindacesse. Le sindacesse. Comincia a parlare tu. Queste case chiuse, le teniamo chiuse o le apriamo? Aria aperta, aria aperta. Sono d'accordo, aria nuova. Aria. Sì, si devono aprire. Allora apriamo le case? Sì. Sindacesse, apriamo le case? Ma guarda, per me le case non sono state mai chiuse. Non te l'ho detto io. Allora, ma scusate, quando parlo io? Capotate, votate che questa è una parte scatenata. Allora, Giulio, tu equivochi sempre quando parlo io. Quindi tu equivoco sempre aperta. Equivoco chi è? Ma io dico l'ha avuta sempre aperta. Ma scusa, Antonio, la porta aperta. Allora, facciamo io sono d'accordo con te, tu la porta tu è sempre aperta. Ecco, allora, è normale, se tu vuoi fare il futuro sindaco, devi avere sempre la porta aperta. È normale, basta che fai? Basta, va sempre un 16 mia. Allora, Antonio, non equivocare. Allora, io sto facendo un discorso serio. Allora, il sindaco deve avere le porte sempre aperte. Per tutti. Scusa se ti disturbo. Ma 80 euro vanno bene o lo scendiamo a 30? No, ma qual è 80 euro? Ma non esiste 80 euro. Noi non buttiamo sui soldi. Io mi rispondo. Sull'attività produttiva noi. Ma che c'ha davvero per questo? È il collegamento con Putin. Stai sentendo quello che dicono? Stai sentendo, amico Putin? Senti quello che dicono? Quindi io ho già vinto, tranquillo, perché questi me li mangio subito. Porto con me in Russia l'amico Giulio, che abbiamo tante cose da fare assieme, vero? Ce l'appoggiamo, Giulio. Allora, vogliamo parlare. Dobbiamo parlare di cose serie, cose concrete. Siamo in campagna. Ma se si apre un dibattito politico. Non con queste fandone che raccontano queste Che voi state equivocando. Sotto. Allora. No, i sindaci chi si siete? Ognuno espone il suo programma. Un confronto politico serio, ne parliamo, se no. Allora, vogliamo dire ai nostri telespettatori le leggi che state portando avanti. Allora, il signor Giulio che sta portando avanti la legge? La legge Ducuzzi sta portando avanti. Quindi è una legge veramente che porterà tanto benessere alla nostra popolazione. Come no? Scusa, una legge Ducuzzi è una cosa seria. Non è che siamo una... Allora, la mia è bella. La legge tua qual è? Quella di mettere discoteche nelle scuole. La scuola. Un mese l'anno ci deve essere, basta. La legge? Sindaco Pasquale, la legge tua qual è? La legge della tagliola. La legge della tagliola? Qual è la legge? È una legge, beccheremo a tutti quella tagliola. Tu, mettiamo le tagliole e becchiamo a tutti. Tu. La legge tutela d'oro. La tiratura, la vota a me, ne ha votato io. Va bene. Ma io... Allora, ma non è la legge tutela d'oro, non la devi spiegare bene, non è così. Però, signor Vespone, io dico. No, se scusa, io, com'è la legge tutela d'oro? Interpretazione. La legge tutela d'oro com'è? Lei è sempre lì, un giorno a te, un giorno a me. No, la legge tutela d'oro è oggi a te e domani puro. Non un giorno a me, un giorno a te. Ma scusa, ma io voglio alternare la cosa. Non la voglio, è una legge che hai proposto tu. Ma io... Hai ragione, Giulio, scusa. No. Ma tu ne avete noi anche un euro, però, Non è possibile. Allora, guardatemi, per favore. La legge, come ha detto il signor Vincenzo, non è come dici tu. Ma io sono d'accordo con lei. Dai, parlami della legge della maniglia, dai, avanti. Chi sto io? Voglio... Qua. Parlami della legge della maniglia, dai, la legge della maniglia com'è? Prima la mamma e poi la figlia. Che cosa? Prima devono votare, prima la mamma e poi la figlia. Capusutta la nevuta. No, non lo so come. Gli appoggi giusti invece, ci vogliono, ve lo dico sempre. Con la legge della tagliola, più voto pure da Nora, capito? Ecco, la legge della tagliola, più voto da Nora.
Antonio Antonio, ascolta me, gli appoggi giusti ci vogliono. Sì. Va bene? Va benissimo. Ma te, quante persone te l'appoggiano? Questo vogliamo sapere. Allora, no? A me mi hanno detto, io, guarda, se non tutta la cittadinanza, quasi. Mi appoggeranno fino all'ultimo istante. Me l'hanno detto. Quindi io avrò tutti i voti. Da mattina alla sera. Avrò tutti i voti io. Tutti. Ci appoggiano tutti. No, non è con e con. Ma te ne do. Te l'appoggiare pure tu, no? Non è 16 mia. Arrasso sì io. Arrasso. No. Ma tu guarda, quando parlo io non so, forse non mi sto spiegando bene. Sì. Ma sei gli appoggi. Ti stai spiegando benissimo. Allora, pensa, gli appoggi per prima cosa ci vogliono di tutti i colori. Sì. Come Anna Maria? Tutti i colori. Tutti pure i liguri. Pure i liguri. Se possono votare. Ma scusa, c'è l'integrazione. Scusa, ma Pasquale, rispondi tu a questo. E io quelli liguri non faccio né. Parla se tu di. Io sono estraneo a sta appoggiare. Pure lui, allora, pure lui. Te lo vuoi appoggiare pure tu? Tu allora sei complice, scusami. No. Sta a colazione, con me, sta facendo la colazione. Ma scusa, Ivana Ivana, si è parlato dell'integrazione. Pure dei neri, ciò che ha detto. Guarda, stai allora solo parlando di appoggi. Ma una cosa seria, la dici? Una legge ma seria, scusate, la dici, ma la per, scusate, ma per vincere le votazioni ci vogliono gli appoggi giusti? Ma c'è la legge Donna Reco. Ma su cioè, che cosa te l'appoggiano? Se tu no, non porti un quesito su cosa su te lo devono appoggiare? Serio, no? Un programma serio. Poi vedrete quello che farà. Lo vogliamo sapere subito. No, queste promesse. Basta con le promesse, lo vogliamo sapere subito. Lei vuole vincere con una proposta che ha fatto alla prima puntata, che vuol fare le piste da sci da Caronte a mare. Vedete voi se è possibile. Mo io gli posso portare la neve dalla Russia. Questo glielo prometto, allora, se vinco glielo faccio. Però non è una proposta seria. Ma te lo vuoi prendere come vice sindaco? Non lo so, secondo che come si comporta, poi vediamo. Secondo il suo comportamento. Sì. Non ti vuoi vice sindaco, sì. Ah, Cucchi Parra, Cucchi Parra. Ah, sì, sono io. Sì. Russoschi? Sì, ha sentito tutto, sì, è l'istraccio, te l'ho detto che è l'istraccio, l'istraccio tutti. Non ti preoccupare che sarò con te lì a Bronzga, come si chiama sto paese? Borbagioschi sta parlando. Pietroburgo. Vedi quanto cacciò Poloschi ci sono. Me li posso portare pure. Ok, Pietroburgo, Pietruzzo. Pietruzzo. Dici guarda qua, c'è matematica. Pronto, c'è una telefonata. Pronto. Ah, no, non c'è una telefonata. Non c'è né telefonata. No. Signor Vespone, lei pure che andà, mi sa che sta Pasqua, questa Pasquetta. Allora, vogliamo fare, no? Allora, l'ultimo sondaggio che è arrivato. Allora, se vuoi chiamare Giovanni, non so, forse magari non si piglia la televisione. Perché lei è al timpone. Allo timpone. 036156, non è uno scherzo, è il numero vero che sono. È un numero vero. Sì. Si vince, facciamo vincere qualcosa, se sì. Si chiama. La renga. Allora, io una bionda. Io una cariola. Che cosa vogliamo dare in regalo a chi telefona per primo? Un braghettino. Un braghetto, vediamo un braghettino. Un braghettino. Allora, vi voglio dire gli ultimi sondaggi. Allora, il partito delle cavallette 56%. Quindi devi salvare. Il partito dell'ARPA 75%. E quanto cazzo è io su coso? Partito? Fionda 2%. 125%. Putin, sono lì da te. Non ti preoccupare. Sono lì da te. Cariola 12%. Sono già lì da te. Devono corrispondere i voti. Partito del Partito della Mazza 1%. Ecco, avete visto queste proposte? Avete visto la proposta dei tagli? Io sono per i tagli. Tagliamo tutto. Questo è l'ultimo sondaggio che è arrivato dalla Sfugge, da Palombelli, la comunità. Secondo me questi sondaggi sono truccati. Siamo adesso bisogna tagliare. Allora, ve lo spiego io perché è sceso all'1%. Sta parlando solo d'appoggio, appoggio qua, appoggio là. Proposte serie, non c'è. Certo! Scusa, allora vogliamo fare un appello, facciamo un appello. Supera il 100 pure questa volta. Come supera il 100?
56 più 75 più 125 più 12 più 47. Come? Mamma mia! E abbiamo cioè, sforato il 100%. Non è possibile, scusami. Dico, solo quello. Io. Scusa, non è possibile. Dipende. E si stanno sbondando, Kille. Vincenzo, digli di togliere, togliere l'1% delle mie cose, Kille. Togli l'1% e vedi che ci sono i conti. È solo quello che mi devi togliere. Allora, vogliamo fare un appello. Vieni qua, dai, in piedi. Fai un appello, amici concittadini. In piedi. Sospisalo un po'. Sospesalo un po'. In piedi ti ha detto. Non c'è bisogno che sono già alzato. Allora, vai un appello ai cittadini, dai. Sulla 2 o sulla 3? Sulla 4. Sulla 4. Sulla 3. Allora, cittadini, lavoratori, compagni. Studenti. Come compagni? Compagni di merenda. Compagni di merenda. Di merenda. Compagni votatemi e fatti votare. E cappello è questo qua, devi dire la motivazione. Ah, la motivazione lo sapete già. Allora, innanzitutto io il mare lo copro tutto. Non è che erano pure compagni di veranda, no? Di veranda, sì. Di veranda. Allora, il mare viene tutto coperto, tutto parcheggi. Va bene? Poi tutti i fiumi saranno coperti, così le strade invece di fare curve per le montagne andiamo sempre dritto. Delle montagne che vogliamo fare? Delle montagne tutte livellate. Tutte spianate. Tutte spianate. Tutte spianate. Ho già vinto, tranquillo. Alle pianure, tutta pianura. L'aeroporto sarà tolto. Togliamo l'aeroporto. La diventerà raccolta di Maruzzi. Tutti Maruzzi. Va bene? Bellissimo. Votatemi. Beh, bel programma. Allora, Giulio, che cosa vogliamo fare noi? Un appello ai nostri concittadini. Allora, io punto molto sulle montagne. Sulle montagne. Sì, voglio cambiare un po' di nome. Agabella, chi è sta Agabella? Come la chiamiamo? La chiamiamo in altra maniera. La chiamiamo Craparezza. No, Craparezza no. Cambiamo, no? Facciamo un scambio. La chiamiamo Timpone. Come? Timpone. Può stare bene, sì. Voglio Timpone. Cambiare queste cose qui. Ci voglio portare l'acqua del mare, il lavo, come dire, o mare, invece ci voglio portare l'acqua del mare. Ah, l'acqua del mare la portiamo, sì, in montagna. In montagna, certo. Che nella montagna non puoi dire a mare, non so da roba. Quando porco vuole, la, come dici? Ah, dici? Porca della montagna, qua da la vuole. Un marugge giannetti. E poi qualche altra proposta, diciamo? No, di altro su questo punto. Ah, punti su questo. Sì, su questo. Ah, ma già in montagna. Ah, valanga di voti, valanga di voti. Poi sono per i tagli, io ho molti tagli. Ah, tagli, faccio tagli. Un sacco di tagli al giorno. Ah, quindi... tagli. Sì. Sì, per i tagli. Barba, capito. Allora, sindaco Pasquale, dai. Allora. Li ho già vinti. No, non devi parlare con me, parla con la telecamera. Li ho già vinti. Votatemi quest'ultimo che li ho già vinti. Allora, la mia prima proposta, sono in collegamento con la Russia. La mia prima proposta, portare l'acqua calda da Caronte a Nicastro, dove i giovani dove bevono la sera lì. Bevono acqua calda. No, si fanno il bagno dopo che sono ubriachi, no? Si fanno il bagno nell'acqua calda e passa tutto. Primo. Secondo, gli ho promesso che gli porto la neve dalla Russia a questa qua per fare. Questa è una cosa seria, dai. Terzo. Questo scambio che faccio con la Russia. Scambio di coppie. Scambi culturali. Proposte concrete. Ma non mi hai risposto prima alla mia domanda. Già hai scambiato il nostro Paolo con qualcuno. Sì, l'avevamo mandato in Russia. Sì. No, te lo dico io che cosa è successo a Paolo Paolo. Eravamo in comizi assieme. Abbiamo iniziato a fare i comizi elettorali, campagna elettorale. Assieme. Ecco, ha iniziato a fare lui la campagna elettorale su un palco, ha parlato già male, uno gli ha risposto male, l'ha preso da giù e gli ha tirato. Ora si trova, non lo so. E tu, Atarancali? Io sono scappato. Però, come vedi, i consensi stanno rientrando. Ma chi si casi in briga, non stai parlando? No, io no. Io sto facendo le proposte complete. Scambi culturali con la Russia, che è la cosa più bella. Dove possiamo ma voi la creiamo sviluppo. L'acqua calda da Caronte è tutto il paese, può, capito? Tutto il paese butti. E a Caronte ci portiamo qualcosa, Caronte? No, a Caronte c'è, ce la lasciamo l'acqua calda. Ce la lasciamo la gurna. Facciamo pure un'altra gurna. No, ecco, bravo. No, c'è già la piscina, la riempiamo di acqua di Caronte, così i giovani quando la sera bevono troppo e si sentono un po', si fanno un bagnetto nell'acqua calda, escono tutti rigenerati. Allora, sindacessa Ivana, queste sono proposte. Che lei per i giovani, parliamo dei giovani, questi giovani. Che cosa vogliamo fare con questi giovani? Allora, per i giovani, la prima puntata, non hai capito che dice qua. Non hai mai capito che dice dalla prima puntata qua.
ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, io ero per i giovani, la scuola si deve ridurre a un mese. 4 ore di scuola, 2 di discoteca e 2 di lezione. E se c'è poco vagabondo in giro. Sì, perché i giovani si devono divertire. E poi un'altra proposta volevo fare. Siccome il mio collega qua, Pasquale, porta l'acqua di Caronte, i Gurni, Anni Castro, portiamo il riscaldamento nelle case con l'acqua di Caronte. Così risparmiamo. E c'è puzza dopo, c'è puzza. C'è puzza. Come? Zitto, tu che non capisco niente. C'è puzza. Possiamo portare pure un bastione a Lucastelli, Lucastelli e Lubastione. E chi non porta pure? Chi non porta? Chi non porta, dai. Il bastione di Lametino, non è che ho pure carico per lui. E Lucastelli che ne è? Finalmente il bastione è della Medina. Ho visto un manifesto. Il bastione finalmente è della Medina. Ma voglio dire, ma lo scambiamo, no? Portiamo Luca Castelli. Si chiede di la Medina, non è che ci può cacciare la Medina. È un castello di Normandia. Di Normandia. E sta ascoltato qua. Ce l'hai attaccata pure. Allora, fai questo appello, dai. Allora. Allora, pensavo che ero fuori telecamera. Allora, dammi a 3, dammi a 5, dammi a 2, dammi più che tua. Comunque. Dammi a 2 se pure me non mi spruzzi. Allora, io voglio fare solo una cosa: attività produttive. Più produciamo e più si sviluppa. Ma stai parlando solo d'appoggi, sì, non può parlare. Ma con gli appoggi si sviluppa. Tu non hai capito niente. Allora. No, ma sviluppi di tutti i generi puoi avere, economici, culturali, interscambi, tutto. Interscambi, non parlo altro, certo. D'appoggi, di scambi e d'appoggi. Ma voi, allora, guardate, signor Vespone, io una proposta la darei subito. Dobbiamo togliere questi qua fuori, non servono a niente. Sì, vai tu avanti. Usciamo da questi ranghi proprio che non esistono più. Ranghi. Ma tu che cosa mi stai toccando tu? Sì, no, stai iniziando ad appoggiarsi, no? Ma cerca di mantenere un pochino la calma. Mamma mia, non mi fate per favore ancora. Panaro. Ma sai che ho avuto un colpo della strega l'altra volta? E sono tutti st'appoggi, capito? Può darsi che sono tutti stappoggi. Ma certo che io non posso parlare per niente. Oh Pasqua. Pronto? 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 Chi è? Sono Robby Falco da Russia. Ecco, mio amico di Russia. Cazzo mio. Chi è? Ecco, vedi. Sicuro che non sentiamo. Io vorrei comprare tutta Ucraina. Tutta Ucraina? Abbassa la televisione e alzati tu. Alza un po' la voce che non si sente. Voi sindaci, dovete in una pentola grande pulire tutte pulire. Oh, sta telefonando dalla Russia, ecco. Sentate, zitto, non si sente. Il satellite non si prende bene. Della ecco Russia. Perché vinco io, avete visto? Pure alza in Russia, un po' il volume, aspetta. Collegamento. Okay, allora, da dove chiami? Della Messia! E come però ti chiami? Russia, capito? Parliamo un cretino alla volta. Parla tu. Tu sei un russitano allora? Sì. Di dove viene proprio dalla Russia? Come stai tu, Tonino Geus? Tu proprio dove essere paese tuo russo? Tu essere amico con Pasquale, quello è una Carvi. Hai capito? Allora, io Pasquale votare perché meglio di tutti. Ecco, hai visto? Quando c'è il culo scoperto. Le proposte che fa Pasquale, ha fatto Pasquale, sono le migliori proposte per quanto riguarda una campagna elettorale. Amico Putin, senti un po', tu delle case chiuse, cosa ne pensi? Bisogna aprirle? Aprire. O le teniamo chiuse? Aprire, fare scambi culturali, Russia, Italia, aprire. Amico della Russia, scusa. Capo Giulio.
Fare capo Giulio delle case chiuse. Case chiuse? Non ho capito. A Giulio fare capo. Sindaco Giulio. Ah, il capo di case chiuse. Sì, sì. Chiamo buone qua. No, allora, però mi devi dire onestamente, tra la sindacessa Anna Maria o il sindaco Antonio, tu a chi ce lo vuoi appoggiare? Dai. A tutte e due, è russo. Guardate, deve venire capo convento, lei. È russo. Grande, ormai grande. È il capito? Cioè, Russia avere il cervello Russia aperto. Aperto. Russia avere, no. Cervello aperto. Russia avere simpatia big sex. Sex, unisex. Big sex. Sì. Ma Pasquale, vestito con questa cosa, non sembra quello che vende i piatti alla fiera? Sì. Ma io essere collegato con mio amico, hai visto? Mio amico è chiamato dalla Russia perché io ho collegato con loro, capito? Eh sì, ce l'appoggia l'amico. Vende le biglietti con le bricichette. Ce l'appoggia l'amico russo, ce l'appoggia a Pasquale. Io un appoggio c'ho però internazionale. Quella. Grazie amico russo, grazie amico grazie. Russo, mi raccomando, grazie, vai avanti con la campagna elettorale per me. Buonasera. Grazie, buonasera. Saluti a tutti i russi. Voglio dire, no, in Calabria c'è una trasmissione che fanno chiamate dalla Russia, c'è? No, non esiste. Non esiste, allora solo con queste candidate a sindaco riceviamo telefonate dalla Russia. È il meglio che si può trovare. Allora, che si può trovare russo. La cittadinanza ormai... Siccome, caro Vincenzo, qua già abbiamo ucraini, abbiamo polacchi, abbiamo niguri, abbiamo già pure russo di mancato. Certo, dobbiamo pure aprire, scambi culturali. Tu cervello chiuso, io prendere già parola russa, ecco, io parlare già russo. Io cervello chiuso, basta. Tu avere cervello chiuso. Pure 16 chiuso. Bisogna aprire, scambi culturali, scambi di scambi, cioè tutti i scambi li dobbiamo fare. Hai capito? Tutto. Scambi di figurine con la Russia e gli porto la neve alla mia collega che allora, non sarà eletta, però io. Scusa, vale. Volevo sapere, non so se voi seguite, ma sicuramente la seguite, la politica nazionale. C'è una polemica sulla nostra ministra Boschi. Come si chiama di nome? Boschi, come si chiama? Boschi, quella è San Marzano. La Boschi, quella carina, là. Quella con l'Uperi Zomba, là. No, Elena. Quella è Emma. Emma cantante, chiedele, no. La Boschi, là, la ministra Boschi. La ministra Boschi dice che è sola e vuole trovare un compagno, perché dice che la sera quando torna a casa si beve una tazza di latte e gli manca un compagno. Ecco, tu come la giudichi una sanzionata? Facciamoci capire anche dell'elettorato, no? Facciamoci capire anche su queste cose come la pensiamo, no? Non è che dobbiamo parlare solo di strade asfaltate, mare, cose, anche di cose quotidiane della vita. Un compagno, questa ragazza glielo dobbiamo dare, sì o no? Dillo tu. Ah, deve rimanere così. Si deve dedicare alla vita politica. Che c'entra il tuo compagno? Basta, no. Senza cuore. Ma cerca un compagno, un uomo per la vita, oppure cerca un compagno un comunista? Dico. No, cerca un compagno. Per la serata. No, è giusto che lo deve trovare, perché voglio dire. Bulli, lulate. Allora. Non funziona quel microfono, prendi questo. Lasci la velo. Basta telecamera. Lasci questo microfono, mi cambia la batteria. Basta telecamera, non mi prende mai frontale, mi prende sempre. Mi prende sempre ma questo funziona? Funziona questo? Ah no, io posso parlare, va bene. Allora, la ministra Boschi, la sera si beve una tazza di latte e non ha il compagno. Poverino. Come dobbiamo fare, allora, dai? Signor Vespone, ecco, io lavorerei per queste persone, perché un volontariato per queste persone ci vuole. Mettiamo un'agenzia. A chi vuole fare compagnia a queste persone? Ecco, io sarei la prima a mettere in lista chi vuole andare. Alla ministra Boschi. Certo. Paolo, vuoi fare compagnia? Cerca uno di uomo. Vieni in studio, vieni qua. Chiama Paolo. Chiama Paolo, vieni qua, Paolo. Allora, Paolo. È il nostro assistente di studio, eccolo qua. Paolo, siediti qua. Siediti. Allora, Paolo, va bene per la ministra. Tu alla ministra l'appoggi, la ministra? Alla legge del Rico. Alla legge del Don Enrico. Devo dire cosa.
No, alla ministra che dice che vuole trovare un compagno. Tu ma tu non saresti disposto a fare compagnia la sera? Sogna politico. È apolitico. Ma non c'entra la politica lì. Quello è un volontariato. E quello è, guarda, il latte, lei, allora lì deve avere uno spirito volontario, capito? Allora in quel momento tu devi dare affetto ad una persona, capito che cosa voglio dire? Allora da appoggeresti a signor Vespone o la, vabbè, lasciamo stare questi argomenti futili, lasciamo stare, lasciamo stare questi argomenti cretini. Signor Vespone, no, qua no, voglio parlare qua stasera. Manca l'umanità. L'umanità, cosa che io metterei in risalto. Ecco, a proposito di umanità, no, a proposito di umanità, giustamente, come dice la nostra sindaca, parliamo di Dudu, dai, Trottolina Morozzo, parliamo di Dudu, dai. Il tuo nome sarà... Ma vedi che non sai nemmeno di cosa stiamo parlando. Dudu, che c'è? Ma questa è una canzone famosissima. Per favore, da casa qualcuno chiama il 113, il 115, il 116, il 118. Come da tutti, ma dalla rana sta pazza. È lo spirito giusto. Io ho capito tutto. Adesso ho voluto un pochino dare un intermezzo musicale. Vedete? Parliamo di Dudu. Ma Dudu, Ivana, parlami di Dudu, dai. Come ti sembra Dudu? Morbido e soffice. Capito chi era? Un cagnolino. Un cagnolino di Berlusconi, la moglie di Berlusconi. Ma puoi pure chiamare così Dudu. Ma uno che si chiama Dudu, secondo me, è un po' frufru. Dudu. È un nomignolo affettivo, affetto, ecco. Mettiamo a te, Giulio. Ma Antonio, allora scusami, allora ma scusa tu, ma quale persona è Nucane Dudu, quale persona? Allora ci vuole del sondaggista stasera, ci vuole del sondaggista. Allora Dudu, che cosa ne pensate Dudu, che è entrato prepotentemente in campagna elettorale Dudu, abbiamo fatto i club forza Dudu. No. Secondo me prenderà più voti degli altri. Se verrò eletto io a sindaco, vi farò conoscere pure che croce. Il mio, non Dudu, il mio che non croce. Si chiama Dudu. Ma scusa un attimo, ma come tu sei stato interrogato per caso? Il tuo come si chiama? Domanda. Come? Cacca. 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 È un cane di re, chiamano me. Cacca, a mio DR. Cacao. Cacca. Veloce, un cane grande. Ah. Forte, buono, no, che Dudu, che quelle cose tira. Sindacessa Ivana, si avvicina l'estate, negli stabilimenti balneari, che cosa vogliamo fare? Discoteche. E che dobbiamo fare? Dimmi tu che cosa, discoteche, bisogna ballare, cantare, danzare, fare di tutto. A Tarantella. Questi quattro qua che stanno morire dalle bie. A Tarantella. Anche. Metti una tarantella, regia. Metti una tarantella. Ce l'hai una tarantella, regia? Metti una tarantella che la balla noi. Attendere, prego. Allora. Ma la sindacessa sa pure a ballare. Eh no, vogliamo mettere la prova, no? È di sta manera. Vogliamo mettere la prova, no? Che dici che tutto a ballare, tutto discoteca, vedevano tutto poco, discoteca. Vedevano poco che sa fare. Mo vediamo, mettiamo la prova. Comunque non c'è una proposta, se... Voglio vedere dove prenderei i voti tu, solo ballare. I giovani non ti voteranno. Ma guarda che tutti, si vota dopo 18 tutti, anni, tutti, dopo 18 tutti. Anni. Dopo 18 un anni. Scusa, è cattato. Si vota dopo 18 anni, non quelli di 15. E quelli da 18 fino a 30 anni non sono giovani. Curcate. Ma che conte. Un attimo, no. Giovani. Ivana, scusa un attimo. Questi giovani, no? Devono avere i soldi per andare in discoteca. Ci sono i genitori. E di sta maniera. E no, dobbiamo creare il lavoro. E di sta maniera. Ci gira la capo. E
i nostri candidati a sindaco, e cittadini elettori, dai, ma dove trovate i candidati così, forza, dai, vai, 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 scendi in pista, dai, vai, 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 vai. Solo il divertimento, lavoro niente. Abbiamo già vinto, abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Vediamo chi sa ballare. Ecco, amici concittadini lametini, la vera proposta della svolta di Lamezia Terme. Scegliete questi sindaci, lasciate stare tutti questi lestofanti in giro, questi sono i veri candidati a sindaco, guardateli qua, il meglio della società civile lametina, il meglio che si trova, ma pegli chi non si può trovare, insomma, spirito, dai. Spirito, spirito, naturale, naturale. Cercate di non sbagliare, cercate di non sbagliare con i voti. Che puttata, chi sarà la tarantella, lui con ricogli i zingari, tutti i giocatori qua arrivano. Ah, voglia, quanti voti prendo, quanti? Accampamento tutto a buon tutto a me, tutti e allora? I voti devono essere vari, 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 io ve lo dico di tutte le razze, non avete capito niente, tutti appoggio, tutti e due, tutti e due si appoggiano l'uno con l'altro. Ma Pasquale, ma senza appoggio dove vai tu? No, io ce l'ho, io c'ho un grande appoggio. Oh, allora io c'ho un appoggio internazionale, l'hai sentito prima, hai visto, l'hai sentito prima, il mio appoggio viene da, ho ragione io, la manica, come si dice, oltre la manica, oltre chi, oltre la manica. Ma io e Totò qui che senza appoggio stiamo prendendo i voti lo stesso, stiamo prendendo, ma non c'è bisogno di appoggio. Allora io secondo me sono Anna Maria, Anna Maria, scusa, no, con tutti sti chiacchiere, con tutti sti chiacchiere chi sei deci, chi la vuole discoteche, e però mancano i soldi, ci vogliono i soldi, ci vuole l'economia, come facciamo mercato, come facciamo mercato, come facciamo, come facciamo mercato, come? Ma se noi togliamo professori, bivelli, cacciamo tutti chi li studia, risparmiamo, risparmiamo e facciamo le discoteche, il discorso è logico, è logico, è l'ubidello, l'ubidello che ci porta alla casa a mangiare, la discoteca ci porta da mangiare. Scusa, ma c'ho ragione. Un stirrino che si è venuto alla città jazz. Logico. E che ti... Che dai già pa? Un stirrino che ti piace. Madonna mia. A te non te ne prima. Mi metti a te ne donne, scusami. Ma prima ma ti stavo cadendo i pantaloni. Perché vedevo che ti alzavi i pantaloni così. Antonio, Antonio, mi dispiace ma... Non perché dobbiamo fare dieta. Quindi i pantaloni sono tutti là. Cari Vanevani. Della tua vita. Questa appoggia, avete corrotto pure i cose. Quasi. Tutti ti cambiano di terra. Vicino a te, che sembri una stella. Grazie. Perché tu sei bella. Grazie. Tu sei fragile. Una gente. Sei un fiore. Ecco, gente. Sei un fiore. Fiore, fiore, ragione. Spero che sia una volta. E smettila di sognare. E non sognare, smettila di sognare. Smettila che stai sognando, smettila. A sera, tu fai schifo sempre. Ma è da me schifo. Pesca, fai schifo sempre. Quando ne. Ma non ci sono io però. Tante Allora, dai, vogliamo. Comunque, che sì, qua siamo proprio. Siamo al rush finale, ormai, dai, forza. Rush finale, io ve l'ho detto, sono sicura che mi votate, che mi appoggiate, quindi sono tutte per voi. Se volete qualche delucidazione, potete anche venire. Da chiamarmi me, in privato. Chiamandomi anche in privato, certo, perché le cose in privato si devono discutere, è giusto. Non è che devono. Ecco, è la trasparenza. È la trasparenza dov'è? La trasparenza allora, dov'è? C'è la trasparenza e la privacy. C'è la trasparenza e la privacy. Ci vuole il biglietto, ci vuole il biglietto. No, no. Non hai capito siete niente, Giulio. Oltre a trasparenza ci vuole la privacy. La gente deve sapere quello che gli propone. Certo. Dobbiamo finire questo scambio di voti dentro le cantine e dentro le case chiuse. A casa aperte, le case aperte. Ma le case aperte. Ci vogliono discoteche.
No, tutti sta accorti sotto banco. Si cadaveri qua, guardateli. I voti a casa in privato e fanno in ciuccia e scambiano. E dai. Le trasparenze devono avere un altro valore importantissimo. Quale trasparenza parli tu? Come? La camicia di notte. Allora, non iniziamo sempre a equivocare. No, le trasparenze lo so che cosa intende il signor Vespone. Ci sono tanti tipi di trasparenze. Le camicie di notte, le vestaglie, trasparenze, tutte trasparenze. No, ho capito che intende anche quelle, però non è quello che voleva dire il signor Vespone. Allora, le trasparenze... Guarda, tu mi stai un pochino toccando troppo stasera. Lasciami stare, per favore. Allora, le trasparenze. Allora, stavo dicendo che hanno bisogno pure di un altro valore importantissimo. E cioè? È correlato. È correlato e sarebbe la privacy. Voi mi dovete dire perché non dobbiamo mettere un po' di privacy nelle cose. Ci vuole la privacy, solo deve essere la privacy. Ecco, dai, parliamo di questa privacy. La politica si deve la tutta la luce da sola. Te la fai. Non, in non, politica si deve non sapere tutto. Comune, deve nel sapere. Comune la politica. Uno va a fare una campagna elettorale. Devi essere trasparente, devi essere. E va a chiedere dei voti. Sì, siete chiusi. Tu vuoi chiusa. Per favore, non mi offendete. No, non ti stiamo offendendo. Allora, io vi sto offendendo? No. Ma stai dicendo, un sacco di stupidaggini, di stupidaggini. Quello che vuole, io sono una democratica. Chi democratica sei tu? Chi democratica sei tu? Chi democratica sei tu? Ma ecco a chi date i voti, guardate a chi dovete dare dei voti, guardate. Lasciate stare, mi stanno provocando, questa sera mi stanno provocando, mi sa che avete già perso, avete già perso. Da un'ora non stai dicendo niente, da un'ora. Non stai dicendo niente. Le proposte sono i miei, sono le proposte, le mie sono delle proposte. Le mie sono delle proposte, non le vuoi. Questo siete, vi possono votare a voi. No alla violenza, solo la pace. Mi dispiace, però io adesso vado al pronto soccorso. Se è, io la querelo. Ti querelo. Sì, così ce la togliamo davanti. Ma tutto qui mi fa male. Ci ammalusitici. Siediti, con Giulio e Giulio. Questi sono pazzi scatenati, votate. Allora, amici e concittadini, abbiamo finito la nostra discussione. La Junta, il nostro dibattito questa sera. L'ultima cosa. Dici l'ultima cosa. Allora, vede che c'ho un sito io, www. Ma chi è, Lucani? Lucani! Madonna mia! Mi piace tu. C'è il sito, dai. Che buono che sto, non hai capito. Bu. Allora, andate sul mio sito www. Skeptimo. Toto.Nike. Sì, pure il sito. 2-1 chiocciola Tischene. Madonna, che sito non è piaciuto. Allora, tu date a che chi se devono rivolgere, dai. Io no, c'ho un sito privato che posso venire personalmente, mi trovano personalmente in via Fiorentino numero 100. Cose private? Numero 100. Io c'ho l'ufficio. Cose pubbliche. C'ho la segreteria. Ah, c'è la segreteria. Sì, c'ho la segreteria. Vabbè, allora vi potete rivolgere via Fiorentino 100. Via Fiorentino numero 100, mi trovate e vi do tutta la spiegazione possibile. E tagliamo. Tagliamo. C'è un buono benzina per chi mi vota. Pure tu. Alla fine la promessa. La promessa alla fine, dai, che cosa promesso? Ho comprato 200 telefonini. Sì. A Napoli l'ho comprato. Allora, dai, che cosa promette gli elettori? Forza! La mia segreteria, via della Libertà numero 1.
Venite lì, numero uno, per numeri uno. Per numeri uno, per numeri uno. La segreteria attivissima, dove faremo di quello che volete, quello che volete. Io sono un sindaco per voi, sono il sindaco vostro, so che sono già eletto. Ecco, quindi, allora, grazie e votatemi. Allora, il mio sito è www.darknight.ivanoschi.chiocciola. Madonna, pure russa. Chiocciola. Votatemi e votate. Tu ce l'hai la chiocciola, dai. Ma tu ce l'hai la chiocciola? Chi non c'ha chiocciola? Chiocciola disco. Allora, io ce l'ho pure questo sito, ma non lo volevo dire però, signor. Allora, lo devi dire. Devi dire. Lo devi dire adesso. No, lo devi dire. Ma queste minacce a me, sapete che cosa mi fanno? Lo devi dire. Un babbo. Allora, lo devi dire. Non avete rispetto per una donna! Non avete rispetto per una donna! Arrivederci a tutti! Deve dire! Vai col fotosindaco! Arrivederci a tutti! Ciao! Mi fece lo sindaco, pochi bellezza, mi fece lo sindaco, fa contentezza, chi dopo domani lo ministero io lo dirigerò, chi dopo domani tutto comune io lo comanderò, mi fece lo sindaco, pochi bellezza, mi fece lo sindaco, fa contentezza, e dopo domani io piglio missa, mi fece lo sindaco, ma non so fissa.